Eccoci, buon pomeriggio a tutti. Vi do il benvenuto a nome di SACE, che è l'agenzia di credito all'esportazione italiana e con Simest rappresenta il polo dell'export e dell'internazionalizzazione per le imprese italiane. Oggi siamo tantissimi, molti si stanno ancora connettendo in questi minuti, quindi innanzitutto faccio un ringraziamento a quanti oggi sono riusciti a ritagliarsi un momento per trascorrere questa prossima ora con noi. L'appuntamento di oggi apre in realtà un ciclo di incontri online che abbiamo chiamato Ripartire Sicuri, che rappresentano un po' una finestra di confronto e di approfondimento con le imprese e con i professionisti su come gestire la ripartenza in maniera sicura. Oggi parleremo poco di emergenza Covid e ci soffermeremo invece su quelle che sono le soluzioni, molte a portata di click, che ci consentono di riaccendere i motori, di farlo in fretta, e di riacquistare un po' quella competitività che ci è propria nel mondo. Lo faremo mettendo a disposizione oltre 40 anni di esperienza di SACE nel fornire soluzioni di risk management con una operatività che a oggi supera i 198 paesi nel mondo. Lo faremo anche facendoci affiancare, accompagnare da una serie di partner del mondo istituzionale, del mondo accademico, del mondo imprenditoriale che con noi stanno accompagnando appunto il sistema Italia nella ripartenza. L'appuntamento di oggi in particolare è un approfondimento su quelle che sono le misure messe in piedi con il decreto liquidità da SACE per supportare le imprese e le attività produttive italiane, sia nella fase emergenziale sia anche in quella che è la fase di ripresa che speriamo sia partita e che ormai si sia avviata. In particolare approfondiremo Garanzia Italia, che è uno strumento straordinario messo in piedi con il decreto liquidità da SACE per supportare le imprese nell'ottenere liquidità in un'ottica di business continuity, in che modo? Accedendo a delle garanzie e condizioni vantaggiose, controgarantite dallo Stato, sui finanziamenti richiesti agli istituti bancari. Per supportare Garanzia Italia, SACE ha dispiegato le sue truppe e a rappresentarle oggi abbiamo la dottoressa Acri, alla quale do il benvenuto, alla nostra Chief Mid Market Officer, e il dottor Boccia, che è il nostro Corporate Finance e responsabile dei canali indiretti in SACE. Accanto a loro abbiamo come guest speaker il dottor Pavia, responsabile garanzie del Mediocredito Centrale, che invece ci parlerà del Fondo Centrale di Garanzia. Volevamo questo tandem SACE Mediocredito Centrale perché ci tenevamo a darvi una lettura d'insieme di quelle che sono tutte le misure messe a disposizione delle imprese e previste dal decreto liquidità, sia per quelle più piccole, quindi piccole e medie imprese, sia per quelle di dimensioni un po' più grandi. Non mi dilungo ulteriormente, vi rubo ancora un minuto solo per raccontarvi un po' come si svolgerà la giornata, anzi questa ora insieme. Cercheremo di approfondire gli aspetti tecnici, quelli pratici per accedere a Garanzia Italia, al Fondo Centrale di Garanzia, e avrete notato che è presente sulla nostra piattaforma una finestra per lasciare le vostre domande. Cercheremo chiaramente di rispondere a quelle più ricorrenti. Non possiamo farle con tutte e quindi raccoglieremo tutte le domande che ci arrivano oggi in chat, daremo risposta a queste domande e pubblicheremo un documento aggiornato sul nostro sito nei prossimi giorni. Non mi dilungo ulteriormente, lascio subito la parola alla dottoressa Acri, alla quale do il benvenuto e vi auguro un buon ascolto. Tutti e benvenuti a questo secondo webinar su Garanzia Italia. I nostri clienti hanno manifestato un forte interesse per conoscere nel dettaglio questa nuova operatività, iniziata appunto, come ricordava Maria Angela, con il decreto numero 23 dell'8 aprile scorso, sicuramente più conosciuto come il cosiddetto decreto liquidità. Si è trattato di una delle risposte che il governo ha voluto dare a questa situazione di crisi,
molto grave e che ha investito il nostro paese dopo l'emergenza sanitaria che avevamo registrato in Cina e che poi dall'Italia si è anche propagato a molte altre geografie. Questo ha determinato, da un lato, la decisione di un lockdown nel nostro paese, interrompendo quindi, la domanda da parte, dei consumatori, e dall'altro, a causa appunto della chiusura anche di molti altri paesi, un'interruzione della filiera produttiva, quindi della catena produttiva internazionale, mettendo in grave crisi tutte le nostre aziende, sia in termini di flussi di incasso, che hanno subito dei ritardi importanti, sia nella capacità di realizzare e di completare delle forniture ai propri clienti. Da un lato perché hanno cominciato a un certo punto a non ricevere più la componentistica o le materie prime o i semilavorati utili al completamento della fornitura e della produzione in Italia, e dall'altro anche per il blocco agli spostamenti intervenuto con la decisione del governo di chiudere le frontiere. Quindi questo quadro particolarmente complesso, lo scorso aprile il governo ha deciso di emanare il decreto liquidità con la volontà di mettere immediatamente nel sistema un plafond di circa scusate, di 200 miliardi, disegnando un processo e un prodotto che prevede la garanzia di SACE a supporto di finanziamenti a lungo termine erogati dalle banche. Questa operatività si inquadra all'interno di un temporary framework deciso a livello europeo, che ha consentito a tutti gli Stati membri di prevedere delle misure di intervento di emergenza proprio per la situazione che si era andata delineando in tutti gli Stati e consentendo quindi di aumentare l'indebitamento dello Stato per supportare la propria economia, le proprie imprese e le emergenze anche sanitarie che si erano create. Queste le ragioni quindi alla base del decreto, ma credo che la domanda su cui molti anche a livello mediatico si sono soffermati è perché SACE, perché è stato individuato in SACE il braccio operativo necessario e io direi utile nel far arrivare alle aziende questo intervento massivo in termini di liquidità. Molti di voi immagino ci conosceranno, avranno già operato con il supporto di SACE. Noi nasciamo come un Export Credit Agency e abbiamo supportato negli anni, ormai più di 40 anni, l'export e gli investimenti delle aziende italiane. Ma già in una precedente crisi, quella riconducibile al credit crunch degli anni 2007-2008, eravamo stati protagonisti di alcuni interventi normativi che hanno consentito di ampliare il perimetro operativo di SACE, consentendoci anche in quel caso di emettere delle garanzie a supporto del sistema bancario per consentire a tutte le aziende italiane di accedere a finanziamenti a medio-lungo termine e quindi avere la possibilità di allungare le durate delle linee bancarie. Questo riconducendo ad un ruolo che è sostanzialmente di prenditore di rischi sul lungo termine, che SACE aveva appunto sviluppato negli anni, scusate, garantendo finanziamenti destinati a progetti infrastrutturali o di impianti chiave in mano realizzati in geografie ad elevato rischio. In qualche modo quindi la garanzia
di SACE già dagli anni 2007-2008 ha consentito un incremento dei castelletti bancari a favore delle aziende. In quel caso, l'indicazione era di supportare processi volti all'internazionalizzazione o situazioni di approntamento di forniture volte a una successiva esportazione, quindi con un focus direttamente legato all'operatività storica di SACE. Tuttavia, i benefici della nostra garanzia, che ricordo essere una garanzia equiparata a garanzia sovrana, e quindi consente alle banche di non apporre riserve per la quota garantita da SACE, creava anche un beneficio indiretto per la banca stessa e ha reso negli anni la nostra garanzia particolarmente appetibile quando si trattava di finanziare aziende su durate particolarmente lunghe e appunto per concedere un accesso al credito per importi più rilevanti rispetto alla capacità che il sistema di per sé aveva manifestato. E quindi su queste basi che si fonda la previsione del decreto liquidità che ha individuato in SACE la società che emette le garanzie a supporto del sistema bancario per consentire l'erogazione dei finanziamenti. Prima di scendere nel dettaglio operativo che abbiamo disegnato insieme al MEF, insieme ad ABI, costituendo fin dal 7 aprile una task force dedicata per definire insieme processi operativi, la contrattualistica a supporto di questo nuovo prodotto, voglio brevissimamente sintetizzare quelle che erano state già alcune iniziative poste in essere autonomamente da SACE fin dallo scorso marzo, proprio per andare incontro alle esigenze delle aziende che già stavano soffrendo per l'emergenza sanitaria appena insorta. Innanzitutto abbiamo risposto a questa crisi aderendo sia come SACE sia con tutte le società del polo alle varie moratorie decise in sede ABI e dando comunque la disponibilità di aderire a qualsiasi condizione migliorativa assunta da singoli istituti di credito. Così si sono comportate le nostre controllate aderendo alle moratorie decise dalle varie associazioni di categoria. Ricordo che il perimetro del gruppo SACE ricomprende SACE BT, compagnia assicurativa del breve termine, quindi per tutti quei crediti commerciali con durata massima all'interno dei 12 mesi. In questo caso l'associazione di categoria ANIA aveva previsto una sospensione del pagamento di alcune scadenze e la possibilità di concedere automaticamente delle proroghe di 2 mesi agli debitori. E SACE BT ha aderito a questa misura, così come SACE Factoring ha aderito all'estensione fino a 6 mesi dei termini di dilazione relativi appunto a linee oggetto di interventi di factoring. E così ha fatto Simest, che interviene con finanziamenti agevolati a favore del segmento delle PMI e con fondi destinati dal Ministero dello Sviluppo Estero. Relativamente invece a una fase 2 che avevamo già ipotizzato a marzo, auspicando di supportare le aziende anche nella fase di rilancio e di ripresa dell'economia, e riteniamo che ancora una volta l'export, così come è stato nel 2011 e negli anni successivi, è stata la voce di performance positive che ha sostenuto l'economia del paese con crescite che hanno sostituito una domanda domestica asfittica. Riteniamo che ancora l'export sarà la risposta a questa situazione e abbiamo quindi destinato dei nuovi plafond per un totale di 2 miliardi e mezzo a supporto dell'export delle aziende italiane.
in particolar modo di questi 2 miliardi e mezzo, 500 destinati alle PMI per consentire dilazioni di pagamento alla loro clientela estera. E veniamo quindi al decreto di aprile. Le misure, come dicevo, individuate sono quelle di un plafond di 200 miliardi. Di questi almeno 30 miliardi sono destinati alle PMI, e sentiremo poi il collega del Fondo Centrale di Garanzia commentare gli interventi fatti a supporto dell'operatività del fondo. Quindi, come leggere questi 30 miliardi contenuti nella norma che riguarda SACE? Si tratta di risorse aggiuntive, rivolte sempre al segmento delle piccole e medie imprese, in quanto ritenuto il segmento più fragile del nostro tessuto industriale, risorse aggiuntive perché la norma prevede che la PMI debbano utilizzare il Fondo Centrale di Garanzia in prima istanza per l'intervento di 5 milioni, tra l'altro a condizioni particolarmente vantaggiose e gratuite da parte del fondo, e invece per le esigenze superiori a questo importo possano quindi rivolgersi a SACE e ottenere i finanziamenti per l'importo ulteriore rispetto ai 5 milioni, una volta utilizzata in toto la capienza disponibile con il Fondo Centrale di Garanzia. Gli altri 170 miliardi sono invece dedicati al segmento delle mid cap, al segmento delle large, che non trovano la possibilità di accedere al fondo per le caratteristiche dimensionali delle aziende, e quindi in questo senso è stata prevista una garanzia dello Stato, declinata a seconda del segmento di dimensione dell'azienda, un segmento che si legge sia sulla base del fatturato sia sulla base del numero di dipendenti e che determina la percentuale di garanzia che SACE potrà emettere. Sono stati definiti tre segmenti principali: 90% di garanzia, 80% e 70%. Poiché la massa più significativa di aziende si colloca nel primo segmento, che potrà beneficiare di una garanzia del 90% in quanto definito con fatturato inferiore al miliardo e mezzo e con un numero di dipendenti inferiore ai 5.000. Per questo segmento abbiamo previsto, in considerazione del numero elevato di domande che ci attendiamo nel corso dei prossimi mesi, abbiamo previsto una procedura cosiddetta semplificata. Infatti, non solo lo strumento della garanzia emessa da SACE era noto alle banche, ma la modalità operativa che avevamo implementato fin dagli anni 2008-2009 si concreta in una piattaforma interattiva, attraverso la quale in formato digitale la banca trasmetteva i documenti a SACE relativamente alle richieste di emissione di garanzia, piattaforma che abbiamo quindi ritenuto potesse essere la modalità migliore e più efficiente per gestire un numero di domande crescente, e soprattutto consentiva alle banche di operare all'interno di un ambiente già noto, rispetto al quale le loro risorse erano già formate, e quindi potevamo ritenere, questo l'abbiamo anche condiviso con ABI, che i tempi di formazione delle risorse sarebbero stati molto rapidi. Quindi l'accesso a questa procedura semplificata, così come per le altre garanzie, prevede la possibilità per le banche di inserire le domande una volta completato l'iter deliberativo. E da lì, attraverso una serie di verifiche, in parte anche automatiche, come avrà modo di commentare poi il collega Gianmarco, siamo in grado di emettere la garanzia in pochi giorni. Ad oggi
il track record è particolarmente positivo. Ricordo che sulla piattaforma sono accreditate più di 200 banche, comprese tutte le banche federate del mondo BCC, e abbiamo ad oggi ricevuto richieste di garanzie per più di 500 milioni. In totale si tratta di 24 richieste, di cui abbiamo deliberato entro le 72 ore già 16 operazioni, quindi progressivamente riusciamo a smaltire velocemente le richieste delle banche. Chiaramente c'è stato un gap temporale, trattandosi di ticket abbastanza rotondi, sempre di qualche decina di milioni, in alcuni casi centinaia, e quindi c'è un processo di istruttoria da parte delle banche particolarmente attento in considerazione degli importi, e quindi stiamo procedendo e vediamo settimanalmente un incremento delle domande caricate a sistema. Chi sono i destinatari dell'intervento del decreto liquidità? Tutte le aziende con sede in Italia, tutte le aziende che si trovano oggi in difficoltà a causa degli impatti dell'economia Covid-19, e questo è sufficiente dichiararlo attraverso una certificazione dell'azienda, non ci sono oneri documentali particolarmente importanti, ma delle semplici dichiarazioni che l'azienda rilascia spiegando quali sono stati gli impatti subiti. Un'altra previsione invece circa l'eligibility dell'azienda è che l'azienda non si trovasse in difficoltà il 31 dicembre 2019. Questo è un vincolo previsto in sede europea. Ricordo che il decreto liquidità si inserisce all'interno di un temporary framework, come ricordavo in apertura, valido per tutti gli stati membri. Quindi il legislatore europeo ha voluto escludere dall'intervento e dalla garanzia degli aiuti di Stato quelle aziende che si trovavano in difficoltà prima del 31 dicembre 2019, e quindi una difficoltà finanziaria riconducibile a cause diverse rispetto a quelle conseguenti all'epidemia Covid-19. Allo stesso tempo la norma europea ci ha aiutato a definire queste aziende in difficoltà e abbiamo condiviso insieme ad ABI. Scusate, devo aver toccato un tasto sbagliato. La vedo rimpicciolita questa slide, non so se solo per me o anche per gli altri. Comunque abbiamo condiviso con ABI una definizione di quelli che sono i parametri per identificare le aziende che si trovavano in difficoltà al 31 dicembre 2019. Una delle domande, anticipo magari le curiosità e i quesiti che ci porrete, è se per tutte quelle aziende o quei gruppi che chiudono il bilancio al 31 marzo 2020 è necessario realizzare un pro forma per fotografare la situazione dell'azienda al 31-12-2019. Non è così, il riferimento si era inteso all'ultimo bilancio disponibile, quindi per tutte quelle aziende che chiudessero il bilancio al 31 marzo o in data successiva al 31 dicembre, si guarderà ai dati prodotti all'interno di quel documento ufficiale e che appunto fanno riferimento sia ad eventuali perdite di esercizio, sia al rapporto tra l'ammontare dei debiti e il patrimonio e altri indici che ci aiutano nel definire e aiutano soprattutto
le banche in qualità di soggetti finanziatori a determinare se l'azienda ha i requisiti per accedere a Garanzia Italia. Come dicevo, l'altra precisazione contenuta nel decreto è quella relativa alle PMI, indicando la necessità di accedere prioritariamente al Fondo Centrale di Garanzia e successivamente, una volta utilizzata la capienza, richiedere il supporto di SACE. Vedremo poi nel dettaglio qual è il meccanismo di definizione dell'importo massimo finanziabile per ciascuna impresa. Molto velocemente ricordo che l'importo massimo finanziabile viene calcolato in base all'importo del fatturato o ai costi sostenuti per il personale. Quindi può essere il maggiore tra i due, il 25% dell'importo del fatturato o il doppio dei costi sostenuti per il personale. Se da questo semplice esercizio abbiamo previsto un simulatore sul nostro sito che vi può aiutare a calcolare l'importo massimo finanziabile, risultasse superiore ai 5 milioni messi a disposizione dal fondo di garanzia, ecco che la vostra azienda è un'azienda che potrà accedere sia al fondo centrale di garanzia che a SACE per quel delta finanziabile. Io mi fermerei qui perché proprio su questi meccanismi di funzionamento in parallelo, in maniera complementare tra fondo centrale di garanzia e SACE, penso si inserisca l'intervento del collega del fondo e lascerei quindi la parola a Giampaolo Grazie. per consentirgli di commentare. Passo la parola al dottor Pavia, che come vi dicevamo all'inizio è il responsabile garanzie del Medio Credito Centrale, che ci parlerà invece di come accedere al Fondo Centrale di Garanzia. Gli do il benvenuto, lo ringrazio e passo subito la parola a Giampaolo per non rubare altro tempo. Buon pomeriggio, Giampaolo. Mariangela, buon pomeriggio a te, grazie. Grazie anche ovviamente a tutti i presenti virtualmente che si sono collegati per questo webinar. Anch'io ovviamente presenterò quelle che sono le novità che hanno impattato sul fondo di garanzia, strumento che ormai appunto ha una storia ventennale. La legge istitutiva è del 96, la sua operatività è cominciata nel 2000, poi è aumentata di anno in anno fino a raggiungere ovviamente livelli notevoli negli ultimi 5-10 anni, soprattutto nel periodo post-crisi 2007-2008. Giampaolo, scusami un secondo, mi dicono se puoi avvicinare un po' il microfono Sì, perché. provo a tenerlo più vicino. Perfetto, ti Meglio? sentiamo bene adesso, grazie. Ok. Sì, perfetto. Quindi questo preambolo, giusto per far presente che queste misure si innestano su un'operatività preesistente che aveva chiaramente le sue regole, la sua operatività. Ovviamente si tratta di norme che vanno ovviamente in questo periodo di emergenza a semplificare e potenziare l'intervento del fondo. Inizio la mia presentazione proprio dai riferimenti normativi, sostanzialmente ne abbiamo due, il DL Cura Italia e il DL Liquidità. Per quanto riguarda il DL Cura Italia, in particolare gli articoli 49 e 56 e l'articolo 13 del DL Liquidità, che di fatto ha sostituito integralmente l'articolo 49, modificando alcune cose, integrando quanto già era previsto l'articolo 49. L'articolo 56 invece fa riferimento ad un'ulteriore operatività prevista per il fondo di garanzia che deve ancora essere fatta partire, relativa alla garanzia sulle cosiddette moratorie, sui finanziamenti in essere. Inizio appunto la mia presentazione, delle misure facendo riferimento a quelle misure in particolare che
impattano l'intera operatività, indipendentemente dal regime di aiuti utilizzato. Dico questo perché appunto queste nuove norme a loro volta si innestano nel nuovo framework temporaneo che in parte è stato appunto già citato, framework temporaneo che costituisce a tutti gli effetti un nuovo regime di aiuto che si va ad aggiungere a quelli già utilizzati da anni sul fondo di garanzia, ovvero i regimi di aiuti previsti dai regolamenti de minimis e quello previsto dal regolamento di esenzione, il regolamento 651 del 2014. È utile specificare questo aspetto perché appunto, ribadisco, questo nuovo quadro di aiuti, questo nuovo regime di aiuti non va a sostituire i regimi precedenti ma ad affiancarli. Quindi una parte di queste misure fa direttamente riferimento al nuovo framework temporaneo, le altre misure, quelle che vedremo nelle prossime slide, invece si applicano a prescindere dal regime di aiuti utilizzato. Parto da quelle sicuramente più rilevanti. Innanzitutto l'intervento del fondo di garanzia per le PMI è un intervento gratuito, non viene richiesta alcuna commissione per l'accesso alle imprese e ai richiedenti. L'operatività è stata estesa non solo alle PMI ma anche alle cosiddette mid-cap, ovvero le imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499. È stato innalzato l'importo massimo garantito per impresa da 2 milioni e mezzo a 5 milioni, sia ovviamente per quanto riguarda le operazioni agevolate ai sensi del regolamento de minimis o del regolamento di esenzione, sia per quelle rientranti nel nuovo framework temporaneo. Altra semplificazione notevole è quella riguardante l'eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite. Commissione che era stata introdotta lo scorso anno dal decreto di riforma del fondo di garanzia, che aveva causato qualche malumore sul sistema perché in qualche modo irrigidiva o quantomeno rallentava i processi relativi alla concessione del credito e all'erogazione del credito stesso. Quindi questa eliminazione è volta ovviamente a semplificare l'intero processo. Proseguendo con appunto queste misure di carattere generale, in questa slide vediamo delle misure che hanno impattato sui requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari finali. In particolar modo vediamo che in questo periodo, nel periodo di vigenza del DL liquidità, che ricordo appunto caratterizzerà tutto questo 2020, salvo eventuali proroghe, quindi in questo periodo di vigenza verrà accantonato, verrà messo da parte il modello di rating, che anche quello che era stato introdotto lo scorso anno con la riforma del fondo. Quindi tutte le imprese saranno ammissibili senza alcuna valutazione del merito di credito. Questo modello di rating divideva le imprese in 5 fasce, escludeva quelle rientranti nella quinta fascia, quindi nella fascia peggiore, e permetteva l'ammissibilità al fondo solamente delle prime 4 fasce. In questo periodo viene completamente annullata questa impostazione e saranno ammissibili anche le imprese rientranti nella fascia 5. Sempre in riferimento ai requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari finali, vediamo che la garanzia del fondo potrà essere concessa anche alle imprese che nei confronti dello stesso soggetto finanziatore, quindi della medesima banca, hanno posizioni classificate come inadempienze probabili o scadute sconfinanti deteriorate, a condizione però che questa classificazione non sia antecedente al 31 gennaio 2020, quindi solo qualora questa classificazione avvenga in una data successiva, l'impresa potrà essere ammessa all'intervento del fondo. Più o meno con la stessa logica saranno ammesse le imprese che hanno procedure di concordato, piuttosto imprese che hanno stipulato accordi di ristrutturazione, a condizione che appunto queste procedure o questi accordi siano antecedenti al 31/12/2019. Restano escluse le imprese che hanno posizioni e esposizioni creditizie classificate come sofferenze. Queste appunto non solo nei confronti dello stesso soggetto finanziatore, ma appunto nei confronti dell'intero sistema. Per quanto riguarda
le misure di semplificazione, anche qui in questa slide vediamo che c'è una possibilità sui finanziamenti già garantiti dal fondo di poter chiedere una sospensione, piuttosto che sospensione del pagamento delle rate, piuttosto che un allungamento della scadenza. In questi casi ovviamente facciamo riferimento a operazioni già garantite dal fondo, quindi già ammesse, e in questi casi sarà possibile confermare d'ufficio la garanzia senza necessità di alcuna valutazione da parte del gestore. Per quanto riguarda invece i requisiti di ammissibilità delle operazioni finanziarie, sono state introdotte due novità piuttosto rilevanti. La prima fa riferimento all'ammissibilità delle operazioni finalizzate all'estinzione di finanziamenti non già garantiti dal fondo. Questa possibilità è concessa solo nel caso in cui, con l'erogazione di questo finanziamento destinato all'estinzione, alla rinegoziazione, si è erogato un ulteriore credito, una liquidità aggiuntiva, in misura almeno pari al 10% del debito residuo. Altra casistica, prima esclusa e oggi ammessa, è quella relativa alle operazioni già erogate, quindi l'ammissibilità in garanzia diretta delle operazioni dei finanziamenti già erogati, a condizione che l'erogazione non sia avvenuta da più di 3 mesi e comunque in data successiva al 31 gennaio 2020. Ovviamente questa data del 31 gennaio aveva un senso nelle prime fasi di applicazione della norma, adesso ovviamente si tiene conto solamente dei 3 mesi, insomma l'intervallo temporale entro il quale appunto può essere erogato il finanziamento e poi richiesta la garanzia al fondo. Sempre di carattere semplificativo è la misura riguardante la proroga di 3 mesi di tutti gli adempimenti amministrativi, sia quelli in capo al soggetto richiedente che quelli in capo al soggetto beneficiario finale. Ultima slide relativa alle misure di carattere generale è questa, appunto, che fa riferimento a una misura piuttosto importante, che è l'abolizione della cosiddetta lettera R, ovvero di quella norma che consentiva alle regioni di limitare l'intervento del fondo di garanzia alla sola riassicurazione contro garanzia nei confronti del Confidi. Con questa abolizione ovviamente questa limitazione non è più prevista, non è più data questa possibilità alle regioni e quindi le imprese potranno fare accesso, avere la garanzia del fondo sia attraverso la garanzia diretta che attraverso la riassicurazione della controgaranzia. Giusto per ricordare quali fossero le regioni che avevano deliberato questa limitazione, appunto vedete tra parentesi appunto le regioni appunto specifiche: Abruzzo, Friuli, Marche e Toscana. Infine vediamo che è stata introdotta una semplificazione relativa alle verifiche antimafia. Nella normativa precedente era previsto che la garanzia fosse concessa a condizione dell'esito delle verifiche antimafia. Con questa nuova procedura sarà possibile concedere una garanzia incondizionata nei confronti del soggetto richiedente. Sarà invece posta una condizione sull'agevolazione concessa al soggetto beneficiario finale. Questo implica che in caso di esito negativo di questa verifica sarà fatta salva l'efficacia della garanzia nei confronti del soggetto richiedente, ma potrà essere revocata l'agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario finale. Ho chiuso la parte riguardante le misure generali, appunto, e adesso andiamo ad analizzare nel dettaglio quelle riguardanti il framework, o comunque sia quelle più strettamente connesse con il framework. In questa prima slide, appunto, c'è una breve illustrazione di quelle che sono le 3 sezioni principali di intervento del framework temporaneo. Queste sono le principali, ce ne sono altre nella nuova versione del framework, sono ben più di 3 le sezioni di aiuti, però queste sicuramente sono quelle più interessanti e più applicate a livello nazionale. Sezione 3.1, aiuti sotto forma di sovvenzione diretta. Sezione 3.2, aiuti sotto forma di garanzie. Sezione 3.3, aiuti sotto forma di prestiti agevolati. In basso vedete la cumulabilità tra questi tipi di aiuti sullo stesso finanziamento, sulla stessa operazione. 3.1 o 3.2 possono essere cumulati, stessa cosa tra 3.1 e 3.3, non si può invece cumulare un prestito agevolato con
un aiuto sotto forma di garanzia. Per quanto riguarda la sezione 3.1, in questa slide vediamo cosa andrà a confluire su questa sezione 3.1 con una particolare attenzione a ciò che riguarda direttamente l'operatività del fondo di garanzie per le PMI. Come ho detto, appunto, si tratta di aiuti sotto forma di sovvenzione diretta, di contributo diretto. Come ho detto all'inizio, se ricordate, appunto, c'era l'articolo 56 del. In questa sezione in particolare vediamo che andranno a confluire innanzitutto le garanzie sui finanziamenti fino a 25.000 euro, per le quali appunto si prevede una garanzia pari al 100%. In particolare questa misura è contenuta nella lettera M del comma 1 dell'articolo 13 del DL Liquidità. La Commissione Europea appunto ha ritenuto che, essendoci questa garanzia pari al 100%, è un po' come se l'intero finanziamento fosse configurabile, fosse assimilabile a un contributo sotto forma di sovvenzione diretta. Quindi l'intero importo del finanziamento andrà a confluire in questa sezione. Nella medesima sezione 3.1 confluiranno gli abbuoni sui premi delle altre garanzie, quelle fino al 90% che vedremo nella slide successiva. Questo perché appunto il framework temporaneo prevedeva per gli aiuti sotto forma di garanzia che fosse applicata una commissione di garanzia, un premio di garanzia. Però, come ho detto in precedenza, l'intervento del fondo in questo periodo è totalmente gratuito, pertanto il premio che le imprese avrebbero dovuto pagare ai sensi del framework viene scontato, viene non fatto pagare, e questo sconto sostanzialmente è in qualche modo anche questo assimilato a un contributo diretto, a una sovvenzione diretta. Oltre a queste due tipologie che riguardano direttamente l'operatività del fondo per le PMI, sicuramente ci saranno altre tipologie di aiuti sotto forma di sovvenzione diretta che saranno nelle prossime settimane messi in atto da regioni, province e altri enti. Tutti questi aiuti, appunto, confluendo sulla medesima sezione, non potranno essere superiori, quindi l'importo totale di questi aiuti non potrà essere superiore a 800.000 euro, ovvero a 120.000 euro per le imprese rientranti nel settore pesca e acquacoltura, ovvero 100.000 euro per le imprese rientranti nel settore agricoltura. Andando alla slide successiva, vediamo invece quelle che sono le... Chiedo solo di accelerare sulle ultime slide, so che sei in chiusura, sì. Solo perché stiamo andando un po' lì con i tempi, grazie. Sì, ci provo. Qui appunto vediamo gli aiuti sotto forma di garanzia, abbiamo le garanzie ai sensi dell'articolo 56, quelle appunto sulle moratorie, le garanzie del fondo PMI, quelle appunto fino al 90%, altre garanzie come appunto in primis quella di SACE. Tutte queste garanzie ovviamente devono rispettare delle condizioni andando a confluire sulla medesima sezione, e questa sezione appunto prevede quei limiti di fatturato e spese per il personale appunto che ormai spero insomma siano conosciuti a tutti quanti. In particolar modo vediamo che l'importo totale di queste operazioni che sono garantite ai sensi della sezione 3.2 non potrà essere superiore alternativamente al 25% del fatturato del 2019, ovvero al doppio delle spese per il personale, ovvero nel caso del fondo di garanzia per le PMI c'è una terza opzione che è quella che fa riferimento al fabbisogno prospettico di liquidità dell'impresa. Prospettico perché l'intervallo temporale, l'orizzonte temporale che si considera è di 18 mesi successivi chiaramente nel caso di PMI, 12 mesi nel caso delle mid-cap. Questa opzione del fabbisogno potrà essere utilizzata in determinate fattispecie, sicuramente per esempio in caso di imprese start-up o di altre imprese per le quali fatturato e spese per il personale del 2019 non costituiscono un'adeguata misura del proprio fabbisogno di liquidità. Per quanto riguarda le garanzie fino al 100%, e qui chiudo il mio intervento, anche qui vale la pena descrivere brevemente i requisiti. Copertura al 100% su operazioni di durata fino a 72 mesi con rimborso della quota capitale
non prima di 24 mesi, l'importo non può essere superiore al 25% dei ricavi, così come risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dichiarazione fiscale trasmessa, e comunque non può essere superiore a 25.000 euro. Sono ammissibili a questa misura le PMI e le persone fisiche esercenti attività di impresa, quindi si tratta sostanzialmente di professionisti titolari di partita IVA, e è prevista diciamo, una soglia alle condizioni economiche applicate, sia dal soggetto finanziatore che dal soggetto garante, qualora si tratti di una operazione in riassicurazione e controgaranzia. Questa appunto la posso saltare, eventualmente la lascio ad eventuali domande. Ho concluso, vi ringrazio. Grazie Giampaolo, grazie anche per aver corso alla fine su aspetti che invece erano importanti e che sono ritornati anche nelle domande che ci sono arrivate nel frattempo. Io ti chiedo di essere telegrafico prima di passare la parola al dottor Boccia e ti passo una domanda, poi nel Q&A proviamo a riprenderne un'altra. Mi scrivono: qualora l'impresa abbia richiesto la garanzia fino all'importo massimo ammissibile, può chiedere su una diversa operazione un'altra garanzia non al 100%, ma eventualmente al 90%? Certamente, tra l'altro va considerato che i primi 25.000 euro non fanno cumulo ai fini del rispetto di quelle soglie del 25% del fatturato o delle spese del personale, quindi essendo inquadrati, come ho detto, in una sezione totalmente diversa, non vanno ad occupare spazio che si può sfruttare con le altre garanzie, quelle al 90%, quindi assolutamente. Faccio ad esempio un'impresa che ha 100.000 euro di fatturato, facendo riferimento appunto al 25% del fatturato, può avere i primi 25.000 euro garantiti al 100% e altri 25.000 euro garantiti al 90%. Perfetto, ti ringrazio. Chiaramente hai sottolineato più volte l'aspetto della gratuità ed era una delle parole che ritornavano in parecchie domande che ci sono arrivate in chat, ma l'hai già chiarito. Gianmarco Boccia è il nostro Head of Corporate Finance e Canali Indiretti, lo ringraziamo per essere intervenuto anche oggi e gli passo subito la parola perché andremo ad approfondire un po' più nel dettaglio qual è l'iter per accedere a Garanzia Italia. Buon pomeriggio Gianmarco. Allora, intanto volevo, credo 10 minuti per raccontarvi le caratteristiche tecniche di Garanzia Italia, provo ad andare velocemente, volevo partire riagganciandomi a quanto Simonetta ricordava nel suo intervento di apertura, cioè lo strumento Garanzia Italia è operativo, è funzionante. Noi siamo andati live esattamente un mese fa, quindi a distanza di poco più di una settimana dall'emanazione del decreto, diciamo la negoziazione contrattuale la definizione dei processi operativi della piattaforma digitale erano attività completate, quindi abbiamo alle spalle un mese di potenziale operatività piena. Quello che naturalmente succede che le banche, come ricordava Simonetta, hanno i loro tempi non solo istruttori, trattandosi di operazioni di importo mediamente rilevante, ma anche devono codificare, replicare al loro interno, sulla propria rete, diciamo, tutte le relative procedure di attivazione di Garanzia Italia. Questo per dire che abbiamo rilasciato garanzie per oltre 150 milioni di euro. È un numero ovviamente non rappresentativo né del potenziale né del reale fabbisogno delle imprese, però è un numero che dice che lo strumento, diciamo, è funzionante, c'è una progressione giornaliera significativa e già abbiamo, diciamo, evidenza di 250 operazioni che sono attualmente in istruttoria da parte del sistema. A cosa ci siamo ispirati nel definire la procedura, i processi? Ovviamente al criterio della semplicità e della velocità. Come SACE noi abbiamo rapporti contrattuali diretti solo con le banche, quindi il processo lo vedremo in dettaglio più avanti, prevede l'attivazione della banca da parte dell'azienda con un documento che si chiama Allegato 1, la richiesta di finanziamento, la delibera della banca e poi l'attivazione da parte della banca di SACE. Quindi noi abbiamo rapporti contrattuali esclusivamente con la banca e diciamo, nell'ambito della regolamentazione contrattuale siamo stati, diciamo, estremamente flessibili.
abbiamo previsto unicamente poche clausole che necessariamente il contratto di finanziamento dovrà riportare, sono clausole diciamo, che riflettono gli impegni che l'azienda, a cui l'azienda si deve obbligare durante la vita del finanziamento riportati dal decreto. E l'altro principio fondamentale, abbiamo cercato di basare quanto più possibile tutte le dichiarazioni utili ai fini del calcolo dell'importo finanziabile, delle percentuali, tutti aspetti che vedremo velocemente ora, sulla base di autodichiarazioni delle imprese. Quindi cercando di semplificare al massimo la vita, ovviamente non solo alla banca, ma soprattutto all'azienda che deve far partire il processo di richiesta di garanzia. Allora, quali sono le principali caratteristiche della garanzia? Di nuovo, noi non entriamo come SACE nella definizione del contratto di finanziamento, nel 99% dei casi, cioè per tutte quelle operazioni che vengono processate in automatico, sono la quasi totalità dei casi, sicuramente tutte le operazioni di importo piccolo, non lo guardiamo nemmeno, non acquisiamo nemmeno il contratto di finanziamento, che quindi è rimesso alla negoziazione tra banca e azienda. I finanziamenti dovranno essere erogati a partire dal 9 aprile e fino a fine anno, quindi non saranno allo stato attuale consentite erogazioni 2021, quindi, diciamo, la misura è transitoria e di emergenza, deve essere attivata e utilizzata in questi mesi fino a fine anno. L'elemento fondamentale è la destinazione di scopo. Questo è un punto su cui siamo particolarmente sensibili, ne raccomandiamo il rispetto e ovviamente il mancato rispetto è anche sanzionato in maniera importante e vedremo di nuovo come. Ci sono tre scopi consentiti, i costi del personale, gli investimenti di carattere industriale, quindi sono escluse acquisizioni societarie, investimenti finanziari sono esclusi, terza fattispecie che è la più rilevante, che stiamo sperimentando un pochino forse nel 100% delle operazioni che stiamo intercettando, è quella del capitale circolante, fondamentalmente pagamento, rimborso dei fornitori. Il tutto in relazione all'attività produttiva all'interno dei confini nazionali, quindi il legislatore vuole che la contribuzione pubblica rimanga esclusivo beneficio di aziende italiane, questo è scontato, ma anche all'interno dei confini nazionali, quindi per quei gruppi che hanno legal entity estere, queste ultime non potranno beneficiare dei flussi di finanziamento. Per quanto riguarda l'importo, anche qui è previsto, diciamo, per legge l'importo massimo garantibile, ed è il più alto di due valori, lo ricordava prima Simonetta, o il 25% del fatturato consolidato in Italia, e vediamo tra un momento che cosa vuol dire, o il doppio della spesa per personale in Italia, di nuovo entrambi riferiti all'anno 2019. Che cosa vuol dire consolidato in Italia? Vuol dire per quei gruppi con presenze di società consolidate sia in Italia che all'estero, diciamo, le società estere vanno semplicemente deconsolidate. Per quelle imprese che non fanno parte di gruppi e che hanno una porzione del loro fatturato derivante da export, ovviamente quella porzione di fatturato è ricompresa ai fini del calcolo del fatturato Italia. Il fatturato Italia vuol dire fatturato in capo a società italiane e comprende, include anche la quota parte di imposta. 2019 non sempre è un bilancio approvato, in questi casi è sufficiente fornire una certificazione ad opera del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale. Quindi laddove il bilancio non sia ancora approvato è possibile provvedere di nuovo con autocertificazione da parte dell'azienda. La durata del finanziamento è pari a 6 anni, ci sono notizie di stampa uscite anche oggi, diciamo, sulla possibilità in sede di emendamenti di allungare questa durata, diciamo, per quanto è a nostra conoscenza la durata non sarà invece oggetto di modifica per quanto riguarda Garanzia Italia. Quindi la durata door to door è e dovrebbe rimanere 6 anni. Con la possibilità al momento di un preammortamento fino a 24 mesi. Preammortamento è possibile anche per frazioni di 24 mesi, in particolare per 6 mesi che è il minimo e per multipli di 6 mesi. Per quanto riguarda il piano di ammortamento è a quota capitale costante e con rata trimestrale. Su questo diciamo, la velocità è nemica della flessibilità, quindi essendo andati live in 10 giorni, l'unica forma tecnica al momento ammissibile a copertura è quella.
quindi quota capitale costante, ammortamento trimestrale, stiamo lavorando, diciamo, per la possibilità di ampliarlo. Però l'unica forma tecnica rimarrà il term loan, quindi ipotesi di finanziamenti revolving, revolving credit facility non saranno ammesse. Per quanto riguarda il costo della garanzia, anche qui è abbastanza di dominio pubblico la quantificazione della garanzia SACE, che costa alle piccole e medie imprese 25 punti base il primo anno, 50 il secondo e terzo e 100 quarto, quinto e sesto anno. Per le aziende diverse dalle PMI questi importi raddoppiano. Che cosa vuol dire questo? Che il legislatore, diciamo, consente un utilizzo ben al di là dell'emergenza immediata, ma disincentiva il posizionamento sulle durate più lunghe. Quindi questo meccanismo di step up di prezzo di fatto rende possibile chiedere finanziamenti anche a 6 anni, consente in qualunque momento di prepagarli, ma è chiaro che per chi, e sono diverse le aziende con cui interlochiamo, ritiene che di qui a un paio d'anni l'emergenza sarà alle spalle, i cash flow consentiranno il rimborso di questi finanziamenti, diciamo, molte aziende si posizionano su durate fino a 3 anni, usufruendo anche di costi del funding bancario legati a manovre BCE particolarmente incentivanti. Quindi ancorché 6 anni sia la durata massima, diverse aziende si posizionano, stiamo vedendo su. Tecnicamente la remunerazione è pagata sempre dall'azienda alla banca, che poi la gira a SACE, e SACE chiede una remunerazione annuale anticipata, che non potrà essere detratta dall'erogazione del finanziamento. Quindi per il primo anno una piccola impresa dovrà far fronte per 25 punti base sulla quota capitale con fondi propri per richiedere e attivare il finanziamento. Poi ci sono due altri elementi che sono a tutela delle aziende, se volete, quindi il legislatore si è preoccupato di traslare sul beneficiario del finanziamento il vantaggio della garanzia pubblica in termini di minor costo. In particolare il legale rappresentante della banca finanziatrice deve dichiarare a SACE che il costo dell'operazione garantita, il costo nel suo complesso, quindi la sommatoria di commissioni, di margine e di premio SACE, è un costo inferiore al costo figurativo che la stessa operazione con gli stessi termini avrebbe avuto nel caso non avesse beneficiato il viaggio. Quindi è una formulazione generale che però pone attenzione alla banca, diciamo, a riflettere il beneficio della garanzia pubblica in termini di minor costo per l'impresa. L'altro elemento è che tutta la parte commissionale, quindi in particolare, diciamo, le fee di arrangement, devono essere limitate al recupero dei costi. E anche questo, diciamo, stiamo vedendo che nella maggior parte delle operazioni fin qui processate il commissionale, diciamo, tende a zero o tende a zero. Cosa non è possibile finanziare con il finanziamento garantito? Non è mai possibile rifinanziare debiti in essere, non è mai possibile consolidare a medio lungo finanziamenti di breve termine. Quindi gli unici scopi consentiti sono i tre che abbiamo visto prima. Che contropartita, quali impegni, di nuovo, il legislatore chiede alle aziende? In particolare due. È previsto che l'azienda che attraversi un momento di crisi e difficoltà non possa, ed è abbastanza intuitivo, distribuire dividendi per quest'anno, l'anno dell'emergenza. Il divieto è limitato al 2020, non è possibile distribuire dividendi, non è possibile riacquistare azioni proprie. Ci sono due eccezioni. Quindi tutte le aziende che avevano già deliberato la distribuzione del dividendo prima dell'8 aprile 2020 possono darne conto e continuare a farlo e chiedere il finanziamento garantito. L'altra ipotesi è prevista per i gruppi, quindi laddove all'interno di un gruppo il debitore sia la holding detenga al 100% le società operative, queste società operative possono distribuire dividendo alla holding che è debitrice del finanziamento, purché la holding a sua volta non distribuisca. Quindi ci sono due fattispecie di eccezione a questa regola generale, credo nei regolamenti attuativi che in sede di conversione del decreto legge sarà previsto, diciamo, un ulteriore terza allentamento di questa misura. Il secondo impegno è quello che l'azienda, questa volta per tutta la durata del finanziamento, si impegna a gestire i livelli occupazionali attraverso.
Questa slide è una slide che resta a vostro beneficio, ma non fa che, diciamo, con delle semplificazioni numeriche, aiutarvi nel calcolo del 25% di importo finanziabile o sulla base del fatturato o dei costi del personale, per cui procederei. Parliamo invece di percentuale di copertura. SACE rilascerà copertura per un intervallo compreso tra il 70 e il 90% a seconda del fatturato di gruppo. Questa volta il fatturato non è il consolidato Italia, come abbiamo visto prima, ma il fatturato globale. Quindi se l'azienda appartiene a un gruppo internazionale andiamo a testare il fatturato consolidato ultimo, di ultimo livello, quindi in capo alla società estera. E il concetto è: tanto più è grande il gruppo di appartenenza, tanto minore sarà la percentuale di copertura. Quindi per quei gruppi con fatturato consolidato globale superiore a 5 miliardi la percentuale di copertura sarà il 70, per quei gruppi con fatturato compreso tra 1 miliardo e mezzo e 5 miliardi la percentuale di copertura sarà 80%, per quei gruppi con fatturato globale inferiore a 1,5 miliardi e un numero di dipendenti in Italia inferiore a 5.000, la percentuale di copertura sarà il 90%. Questa chiaramente è la fattispecie più frequente. L'ultimo elemento, e mi avvio alla conclusione, è quello del processo di lavorazione, diciamo, delle operazioni. Intanto SACE le processa rigorosamente con criterio temporale, prescindendo quindi da elementi di altra natura, e individua due processi. Il processo semplificato, di nuovo, che è quello che, su cui transiterà il 99% periodico delle operazioni, e una procedura ordinaria. In semplificata, di nuovo, vanno tutte le operazioni richieste da aziende con fatturato fino a 1,5 miliardi e numero di dipendenti inferiore a 5.000. Questa è una terza casistica, qui andiamo a vedere i numeri espressi dalla società richiedente. Quindi se appartiene a un gruppo non andiamo a vedere il numero consolidato, andiamo a vedere i numeri espressi dalla singola società richiedente. E il tutto vale per finanziamenti comunque di importo fino a 375 milioni. Tutto questo gira in semplificata, cosa vuol dire? SACE non guarda la documentazione, processa in modalità di fatto automatica con dei check a sistema automatici o manuali a seconda di certi indicatori di anomalia che il sistema cattura però automaticamente, e questo ci consente di processare le operazioni tendenzialmente in 48 ore o meno. Tutto il resto va in procedura ordinaria, non mi dilungo sulla procedura ordinaria perché appunto è residuale, diciamo, ci sono aspetti istruttori di negoziazione, di analisi documentali, diciamo, più simili all'attività istruttoria banca, e in più il decreto richiede a SACE di valutare anche l'impatto dell'azienda in relazione a 5 aree come dire, strategiche per il paese, tra le quali i livelli occupazionali, gli investimenti in tecnologia, l'appartenenza a filiere critiche. Tutti aspetti che saranno valutati da SACE e portati in ultima istanza all'attenzione del Ministero delle Finanze, che sarà il soggetto chiamato a esprimersi sull'operazione attraverso il rilascio di un decreto. Al termine dell'emissione del decreto, e ovviamente prima ancora dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di SACE, l'operazione e la garanzia si potrà perfezionare. Quindi io mi fermerei magari lasciandovi quest'ultimo slide di processo semplificato che riepiloga quanto un pochino ho detto, quindi in maniera, diciamo, piuttosto semplice: l'azienda interessata a ricevere un finanziamento garantito deve compilare, può andare sul nostro sito, trova tutta la documentazione, troverà l'allegato 1, è un documento di 5 pagine, con una serie di campi numerici che servono a identificare l'azienda e diciamo, a fornire quegli elementi di fatturato o costi del personale che abbiamo visto sono rilevanti per dimensionare il finanziamento massimo, la percentuale di copertura, renderà una serie di dichiarazioni alla banca e indirettamente anche a SACE, allegherà i certificati antimafia su tutti i soggetti apicali. A quel punto la banca potrà istruire, deliberare l'operazione, fare poi richiesta di garanzia SACE attraverso questo portale e ricevere in 48 ore la garanzia SACE, e nei 30 giorni successivi procedere all'erogazione. Vi
confermo che siamo stati inondati di domande, che è sicuramente un buon segno, perché vuol dire che molti degli argomenti che abbiamo trattato erano particolarmente rilevanti per chi ci sta ascoltando. Io ho cercato di fare un po' un veloce raggruppamento sulle domande che ci stanno arrivando. Cercherò di dare priorità a quelle pratiche, diciamo, rispetto alle quali anche una risposta telegrafica è possibile. Parto con una domanda alla dottoressa Agri, che ci era arrivata anche nel primo webinar che avevamo fatto su Garanzia Italia. Dottoressa, ci chiedono se è possibile estendere la durata del finanziamento previsto da Garanzia Italia e se è anche possibile prevedere l'estinzione anticipata, quindi estendere la durata o procedere con un'estinzione anticipata. Grazie. Sì, come è stato ricordato, la durata massima prevista è pari a 6 anni, con un periodo di preammortamento massimo di 24 mesi. All'interno di questa durata massima l'azienda può collocare le caratteristiche del suo finanziamento come meglio ritiene o meglio risponde alle sue esigenze, quindi sia sfruttando i 24 mesi del preammortamento e quindi poi prevedendo un ammortamento rapido anche in 4 rate trimestrali, sia sfruttando l'intera durata massima pari a 24 mesi di preammortamento e quindi poi 4 anni di ammortamento. Il meccanismo di pricing che ha illustrato Gianmarco suggerisce già di per sé quella che è in ultima analisi l'intenzione del legislatore. Si tratta infatti di un meccanismo di pricing di step up che parte con una remunerazione della garanzia pari a 50 bps e aumenta lungo la durata del finanziamento. Questo perché l'auspicio sottostante è che se ci sarà una ripresa del mercato e quindi anche la possibilità di accedere a fonti di finanziamento a tassi più interessanti, l'azienda è libera di prepagare questo finanziamento e quindi rivolgersi a dei finanziamenti, mutui bancari o altri strumenti di debito che possano offrire delle condizioni migliorative. Questo ovviamente senza alcun tipo di penale. Grazie, grazie Simonetta. Una domanda invece per Gianmarco, cosa si intende per imprese che non si sono trovate in situazione di difficoltà il 31 dicembre 2019? Se può chiarire il significato di imprese che non si sono trovate in difficoltà, in una situazione di difficoltà. Non sono in grado di ritornare sulla slide, c'era una slide mi sembra nella sezione di Simonetta dedicata a questo, provo a riassumerla diciamo velocemente io. Quindi effettivamente è previsto l'accesso a qualunque impresa in qualunque forma giuridica a due condizioni: uno, che abbia subito un danno, quindi indipendentemente da un calo di fatturato che, scusate, è un refuso che trovate al momento, ovvero riflette una prima interpretazione del decreto, quindi attualmente la documentazione di cui all'allegato 1 cita un calo di fatturato, in realtà qualunque azienda che abbia subito un danno pur avendo mantenuto il fatturato inalterato o avendolo accresciuto può beneficiare di Garanzia Italia. L'altra condizione è che non fosse in difficoltà finanziaria al 31 dicembre 2019. Su questo ci sono, diciamo, due test. Premesso che è autodichiarato dall'impresa stessa, l'impresa dovrà verificare il rispetto, diciamo, di alcune condizioni che sono definite in sede di regolamentazione europea, quindi trovate i riferimenti anche all'interno della nostra documentazione. Quelli di immediato calcolo sono di fatto 3. Diciamo, non deve aver accumulato perdite di esercizio negli anni tali da neutralizzare le riserve, quindi eventuali perdite di esercizio maturate negli anni superiori alle riserve, che vadano per indifferenziare a intaccare per più di metà il capitale sociale e determinano uno stato di difficoltà finanziaria. Quindi questo è una prima fattispecie. La seconda fattispecie è duplice,
Quindi non devono ricorrere contemporaneamente due fattori, cioè il rapporto debito-patrimonio netto non deve essere superiore a 7,5 volte e l'interest cover ratio, quindi il rapporto tra EBITDA e oneri finanziari, deve essere superiore a 1. Quindi l'impresa non è in difficoltà finanziaria se almeno uno dei due parametri è rispettato. Poi diciamo ovviamente l'impresa può chiedere consulenza alla banca nell'identificare la fattispecie. Il secondo check lo fa la banca ed è sulla classificazione dell'esposizione dell'azienda in centrale dei rischi. Ci sono due test date, una a dicembre, che l'azienda non deve essere censita come sofferenza, una il 29 febbraio. La banca finanziatrice non deve censire l'impresa richiedente tra le esposizioni deteriorate o sconfinato. Quindi è un pochino articolato, diciamo, trovate comunque riferimenti chiari nel manuale operativo, diciamo, pubblicato su internet. Ovviamente questa è una delle attività in cui l'azienda si fa assistere dalla banca. Perfetto, grazie Gianmarco. Una domanda invece a Giampaolo, al dottor Pavia. In che forma deve essere il finanziamento garantito? Può essere rimborsato interamente in un'unica soluzione o deve essere configurato con ammortamento trimestrale o preammortamento? Non ci sono vincoli sul fondo di garanzia. Qualsiasi forma tecnica è assolutamente ammissibile. Classico mutuo chirografario con piano d'ammortamento che può essere mensile, trimestrale, semestrale, può essere un finanziamento bullet, può essere un'operazione senza piano d'ammortamento, può essere anche un'operazione di leasing, lavoriamo anche su mini bond, quindi il fondo di garanzia per le PMI copre più o meno a 360 gradi tutte le possibilità di finanziamento a disposizione delle imprese. Perfetto, grazie Giampaolo. Vi giro invece una domanda che forse è rivolta un po' a tutti noi. Se un'azienda ha appena ricevuto il finanziamento di 25.000 garantito dal fondo di garanzia, può richiedere altri 25.000 garantiti da SACE? Vado io? Vado voi come preferite? Vai. Allora, probabilmente anche... tenendo conto degli importi così bassi, stiamo sicuramente parlando di una PMI. Fino a un po' il microfono, scusami. Dati gli importi, sicuramente si tratta di una PMI, e così come detto dai colleghi in precedenza, le PMI prima devono esaurire tutte le loro possibilità a disposizione sul fondo di garanzia per le PMI. Ovviamente, come ho detto all'inizio, sono 5 milioni di plafond massimo garantito, quindi sicuramente in questo caso, prima ancora di accedere a SACE, c'è molto spazio, molto margine per avere garanzie sul fondo per le PMI. Come ho specificato, dopo i primi 25.000 euro al 100% si possono ovviamente ottenere altre garanzie al 90%. Perfetto, grazie. Io ne approfitto ancora di qualche minuto con voi perché ce ne sono veramente tante di domande, anche molto interessanti. Gianmarco, ti passo una domanda che ci è arrivata da un'azienda. Dice: noi siamo una SPA e gestiamo il ciclo integrato dei rifiuti, siamo partecipati al 100% da una provincia. Possiamo accedere al finanziamento con garanzia SACE? Siamo partecipati al 100%. A una provincia. Sì, la risposta telegrafica è sì. Appunto, non ci sono vincoli soggettivi. Credo le uniche aziende escluse siano alcune sezioni dei codici Ateco, ma riferiti a amministrazione, bilancio, difesa. Tutto il resto, anche chi è partecipato da enti pubblici, da soggetti pubblici, è assolutamente ammissibile a copertura nella misura in cui abbia subito il danno e non sia stato in difficoltà finanziaria al 31 luglio. Ultima domanda al dottor Pavia: con i prestiti garantiti fino a 25.000 c'è un tasso di interesse o sono a tasso zero? Non sono a tasso zero, c'è cioè un limite al tasso applicabile dal soggetto finanziatore. In particolar modo il tasso
deve coprire solamente le spese di istruttoria e di gestione, ovviamente essendoci una copertura del fondo di garanzia al 100%, non c'è rischio di credito e quindi il tasso non deve ovviamente avere anche una parte a remunerazione del rischio di credito. Quindi copertura solo dei costi di istruttoria e di gestione e comunque imposto un cap dalla normativa che poi appunto ha rendistato più un differenziale sui CDS più un 0,20 per darvi un'idea più o meno di come si sta muovendo il settore su questa operatività, siamo nell'intorno dell'1,3% medio. Perfetto, vi ringrazio, come anticipavo per questioni di tempo siamo andati un po' lunghi, quindi non andiamo oltre. Io ringrazio ancora una volta i nostri relatori che ci hanno accompagnato e voi che siete stati collegati con noi per quest'ora e mezza assieme. Vi do ancora appuntamento agli prossimi incontri che faremo nel ciclo di appuntamenti Ripartire Sicuri, l'11 giugno, il 18 e il 25. Parleremo di gestione del rischio, di strumenti di prevenzione del rischio e di digital factoring, di finanza agevolata. Quindi sul nostro portale ci sono tutte le informazioni per iscriversi e per accedere alle aule che faremo nei prossimi mesi. Vi ringrazio ancora e ringrazio i nostri relatori per questo interessante confronto di oggi. Grazie e buon pomeriggio.